Palas, il nostro viaggio tra le stanze della mente. Ed eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno caro Dario. Prima puntata di Mind Palace. Bravissima. Il nostro viaggio tra le stanze della mente. Esatto. Senti come suona bene. Suona è bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, a tutti gli ascoltatori di Radio KM, a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno anche sulla pagina del buon Alessandro De Concini. Esatto, vado a vedere se ci saranno commenti. Per gli amici ADC, se volete cercarlo su Facebook, ADC Alessandro De Concini. La prima puntata di Mind Palace. In che cosa parleremo in questa bellissima, bellissima trasmissione? Imperdibile, direi. Allora, in questa trasmissione noi cercheremo di affrontare un po' tutti i temi che riguardano la mente, l'apprendimento, in primis naturalmente quella è la mia, diciamo, il mio expertise professionale, esatto. Ma in generale tutto quello che riguarda l'efficienza mentale, il nostro cervello, le capacità che ha e come svilupparle al massimo, quindi insomma un po' tutto. Quindi ogni mercoledì alle 17 ci troverete qui nel nostro esatto. bellissimo studio con 800 gradi percepiti. Sì. Apriremo un po' per volta le stanze della nostra mente, scoprendo ogni volta un ambiente nuovo e vedremo cosa ci troveremo. Nuovo. Esatto, io sarò un po' il mastro di chiavi, tu il guardia di porta, possiamo dire così, con citazioni pop che valorizzano, che se non capite questa... potete smettere, esatto, di potete guardare... vi salutiamo, ci rivedremo in un'altra trasmissione probabilmente. Esatto. Il kiosk che vi consiglio. Esatto, la kiosk ogni di Dario. Giorno in onda alle 18 su Radio KM per cinema e serie TV. No dai, non posso fare pubblicità occulta, che occulta non è. Mind Palace, il nostro enorme palazzo ispirato piuttosto chiaramente all'argomento di oggi, alla esatto. prima delle nostre stanze. Che cosa apriamo oggi, Alessandro? Oggi apriamo una stanza che parla di memoria. La memoria ovviamente è un argomento vastissimo e ci torneremo più e più volte nel corso della nostra trasmissione. Ma oggi in particolare parliamo di una delle tecniche di memoria cosiddette, le mnemotecniche, tutte quelle metodologie che servono non tanto per sviluppare la nostra memoria, perché la memoria quella è biologicamente, diciamo, impariamo però a sfruttarla, esatto, meglio, a usarla al meglio. E in particolare questa tecnica, la tecnica dei loci o del palazzo della memoria, è una tecnica che richiama due personaggi, uno della storia e uno della letteratura, della narrativa, veramente famosissimi. Il primo è Cicerone, l'inventore, o perlomeno il primo che parla di questa tecnica nella storia, e il secondo, chiaramente, è Sherlock Holmes, il nostro preferito idolo investigatore. Idolo pop delle mnemotecniche. Esatto, esatto. L'uomo che le ha rese famose, di diciamo... Conan Doyle. Esatto. Uscito dalla penna del mitico Sir Arthur Conan Doyle, che tra l'altro si era anche stufato di scriverlo a un certo punto. Infatti il mastino dei Baskerville lo hanno costretto, cioè gli sono andati praticamente coi forconi sotto casa. Tanto era famoso, il suo libro, vediamo intanto se riesco. Infatti a poi è stato anche, ironia della sorte, uno dei migliori, almeno a detta dell'opinione pubblica. Esatto. Per fortuna quindi che l'hanno costretto a scriverlo. È esatto così. Ma hai nominato Cicerone, il lato storico di questa tecnica, introduciamo un attimo che cos'è e come è nata, perché ora allora, come si dice. Intanto chiariamo una cosa: le tecniche di memoria sono una cosa antichissima, conosciuta da sempre, quindi non è niente di nuovo, di super moderno e tecnologico, ma accompagnano comunque la storia dell'umanità da sempre. Le tecniche di memoria nascono con il canto, con la recitazione a memoria e con la necessità di dover tenere a mente, non so, interi poemi epici. Avevo visto un tuo video, uno sulla pagina mi pare, in cui spiegavi proprio l'origine. Sì, vengono appunto dalla poesia e dal canto, chiaramente. Cicerone però lo usava per una cosa un po' diversa. Cicerone è stato chiaramente in età repubblicana romana, un grandissimo avvocato, oratore e politico, e lui usava parlare a braccio, quindi lui imparava a memoria queste enormi orazioni o difese in caso di processi, che potevano durare anche ore, chiaramente giorni. Prendeva la gente per stanchezza, la gente si addormentava. Esatto, questo era il suo segreto, ma la cosa interessante è che le ricordava a memoria, non aveva bisogno di prendere appunti o di leggere. E come faceva? Usava questa tecnica molto banale in realtà, nella quale sostanzialmente lui divideva il percorso che lui tutti i giorni faceva da casa sua fino al Senato o al Foro in tappe, e ad ognuna di queste tappe metteva un titoletto sostanzialmente con un'immagine, quindi una sorta di esatto. associazione continua esatto. per ricostruire il discorso, esatto. Poi dopo gli bastava ripercorrere il percorso nella sua mente da casa sua al Foro per trovare tutte le tappe con i vari titoletti e sapere di che cosa doveva parlare quel giorno preciso, insomma. Ecco, ma prima di parlare di Sherlock Holmes, che è decisamente più attuale e più decisamente avanzato. Più avanzato, introduciamo un attimo che cos'è l'argomento di oggi nello specifico, il palazzo della memoria, esatto. il palazzo della mente, tra l'altro il titolo
titolo del programma Mind Palace viene da lì. Viene da lì, quindi diciamo, insomma, che il Palazzo della Mente è una versione un po' più avanzata, un po' più moderna, se vogliamo, di questa stessa tecnica dei loci di Cicerone. Cicerone la usava appunto in una versione molto molto base, in cui c'era soltanto un percorso con delle tappe. La tecnica del Palazzo della Memoria prende questo stesso concetto, che si basa quindi su mettere delle immagini, delle visualizzazioni su dei spazi, su degli spazi tridimensionali che noi conosciamo molto bene, e la applica all'interno di un vero e proprio palazzo, di vere e proprie stanze, in questo caso le stanze di casa propria o comunque di un luogo che si conosce veramente molto bene, su cui si può, diciamo, immaginare, in cui si può immaginare di essere presenti. Quindi io entro in cucina e mi ricordo la formula chimica del... Esatto, diciamo, non è proprio così semplice, però il concetto è quello. In pratica si prendono, tutte le tecniche di memoria si basano sulla visualizzazione, quindi sul creare delle rappresentazioni mentali, dei sogni, se vogliamo, ad occhi aperti, in cui prendiamo gli elementi che vogliamo ricordare e li immaginiamo magari in versione assurda, super esagerata, con un sacco di dettagli. L'idea è quella di prendere queste esagerazioni, queste immagini mentali, e inserirle all'interno di un contesto tridimensionale che possono essere le stanze di casa nostra. In questo modo quindi io posso immaginare, se devo ricordare appunto la formula chimica eccetera, prima la trasformo questa formula in un'immagine, una serie di immagini, e dopo magari le piazzo, le attacco al tavolo della cucina, per esempio. Oppure se io devo ricordare, che ne so, la lista della spesa, banalmente mi ricorderò che appena entro in casa troverò, non so, una pagnotta di pane messa per terra, e allora so che la prima cosa che devo comprare è il pane, e poi avanti così, insomma. Ma l'idea è che questo spazio virtuale si può espandere veramente tantissimo, cioè la quantità di informazioni che si possono contenere sono enormi. Quindi diciamo che portiamo lo straordinario in un ambiente più ordinario. Esatto. E questo ci colpisce. Esatto. E poi anche entrando fisicamente in quegli spazi c'è questa sovrapposizione tra la fantasia e la realtà, in cui io entro in cucina e comincio a vedere le cose che mi ero immaginato. Una realtà virtuale. Esatto. Una realtà aumentata. Vedo che ci capiamo. Bellissimo, bellissimo. Questa sintonia. Però c'è qualcuno che ha immaginato questa tecnica ad un livello che... possiamo dire che non è umano, perché diciamo Conan Doyle ha attribuito a Sherlock Holmes una capacità mnemonica che allora, è un po' difficile. Diciamo che piacerebbe a tutti avere la memoria senza senso di Sherlock Holmes. Sherlock Holmes utilizza questa tecnica del palazzo della memoria con un livello di controllo, ma soprattutto con una quantità di vastità sorprendente. Intanto Sherlock Holmes fa un piccolo cambio a questa tecnica, che è un'invenzione proprio di Conan Doyle. Conan Doyle aveva letto di questa tecnica di memoria e poi l'ha romanzata, diciamo. Nella versione di Sherlock Holmes lui non è che utilizza le stanze di casa sua, ma si è addirittura creato nella sua mente. Si è costruito mattoncino. Esatto, un intero palazzo ex novo che esiste solo nella sua mente, dove lui consulta le varie... Nel primo libro di Sherlock Holmes, che è poi Lo studio in rosso, Sherlock Holmes parla di una soffitta, ma poi si scopre che c'è l'intero palazzo, no? E l'idea è che appunto lui sistema le varie informazioni. È interessante che però Sherlock Holmes ha questa fissa per cui la mente umana non è infinita, e quindi bisogna selezionare che informazioni mettere. E per esempio non sa se non è la terra che gira attorno al sole o al contrario. Non sa niente, e quando glielo fa notare chiaramente il buon dottor Watson, lui gli domanda: a cosa mi serve? A cosa mi serve? Per risolvere casi, a cosa mi serve? Esatto, non solo, ma poi gli dice che ci metterà tutto l'impegno possibile per dimenticarsi questa informazione, perché non vuole perdere spazio per questo. Ma d'altronde è un approccio molto empirico, gli serve, esatto. Gli serve quello che è, esatto. Lì non gli serve sapere che cosa, esatto, succede, esatto, in cielo. Esatto. Quindi oggi, come succederà più o meno, speriamo, in ogni puntata di Mind Palace, la nostra piccola sfida sarà, dopo avervi spiegato appunto che cos'è il palazzo della memoria, il palazzo della mente, siamo un po' il bello e la bestia della, esatto, situazione. Io sono chiaramente la bestia. Guardate che barba magnifica che ci sfoggia da. Esatto. E la nostra piccola sfida, che condivideremo anche con voi, per chi ci segue su Facebook, sulle pagine Facebook di Radio KM, di Alessandro, per tutti gli altri su TuneIn, di applicare questa tecnica, la tecnica del palazzo della memoria, e poi in futuro altre, anche tutte le altre tecniche, con una sorta di maestro e allievo, se diciamo sei così, il mio maestro Jedi. Esatto, chiameremo questo segmento Se ce la fa Dario. Ce la possono fare tutti. Esatto, questa è l'idea. Con un'iniezione di autostima incredibile, proveremo comunque ad applicare il tutto. Quindi, esatto, vi assicuriamo già ora che non ci sarà nulla di preparato, perché no, avremmo potuto, però avrebbe perso un po' di... Ah, diciamo la verità, Dario voleva certo, preparare, e io gli ho risposto che si arrangiava e che se poi non ci riusciva in trasmissione la figura brutta la faceva lui. E quindi... Esatto, però il mio maestro Jedi dovrebbe riuscire ad insegnarmi abbastanza bene, speriamo, si potrebbe recriminare. Speriamo di sì. Ma quindi
prima di lanciare la nostra musica e di passare al nostro secondo blocco, un po' più pratico, una riflessione che facevamo prima di entrare in trasmissione, così, io ti chiedevo, ma è comoda, certo, ma per una lista della spesa... Non ci basta un fogliettino con scritte le cose? Questa è una bellissima domanda, nel senso che chiaramente nell'epoca moderna noi abbiamo a disposizione una serie di strumenti per prendere appunti che nel passato non avevano, quindi nel passato questa tecnica era necessaria, adesso non è più necessaria, quindi queste tecniche servono perché? Perché intanto ci sono dei momenti in cui non abbiamo accesso, che ne so, al cellulare, alla nostra rubrica oppure a un'agenda, poi penso per esempio a in macchina, a me succede di usarla in macchina questa tecnica più che altro. Perché quando... non si può usare il cellulare in non macchina. Non si usa il cellulare in macchina. Però quando sono a casa sulla scrivania devo prendere appunti per la spesa, me lo scrivo sul cellulare. Però se sono per esempio di fretta, sono di corsa, sono in giro, sono a piedi, sono in macchina, allora questa tecnica risulta molto utile. Un secondo motivo per utilizzare questa metodologia è che è un allenamento. Cioè si diventa sempre più bravi fino a che non si arriva ad un punto in cui si è più veloci che non con la penna e la matita. E visto che parleremo di svariate mnemotecniche, parleremo di tutto l'ambito, diciamo, dell'apprendimento, il Palazzo della Mente può essere anche un, non so come definirlo, un magazzino in cui inserire altre mnemotecniche? Assolutamente sì, il Palazzo della Memoria viene anche considerata la super tecnica, ma non nel senso che è super perché è più figa delle altre, no? Ma perché sta sopra a tutte le altre, è proprio un vero e proprio magazzino, la soffitta, usando il termine di Sherlock Holmes, in cui tu puoi immagazzinare anche informazioni diverse, come anche altre tecniche di memoria, per esempio. Quindi è assolutamente ottima per mettere tutto il materiale di un esame. Ecco, un altro motivo per usare questa tecnica è perché ci sono dei contesti in cui non posso consultare gli appunti. Un esame, per esempio. Beh, però dipende, insomma, da... abbiamo dell'ottima tecnologia. Abbiamo la tecnologia, no, logicamente scherziamo. Prima di lanciare la canzone ci terrei solo a mostrare la nostra bellissima scaletta, perché solitamente... Sì. Come chiunque si immaginerà, una buona trasmissione come che si rispetti ha una scaletta. Noi, avendo il vantaggio di avere un esperto di mnemotecniche e di appunti, abbiamo una mappa mentale. Parleremo anche di mappe mentali nel corso della trasmissione. Comunque si tratta di schemi. Per chi ci segue su Facebook, la avviciniamo addirittura alla telecamera, perché è veramente una meraviglia. È tutto un altro modo di fare radio. Sì, esatto. Purtroppo non è a colori, perché i nostri potenti mezzi non ci consentivano una stampa a colori, però è davvero interessante, un buon modo per prendere appunti, quindi ne parleremo. Comunque sia, direi che abbiamo spiegato abbastanza bene, per il tempo che ci è concesso, che cosa andremo a fare dopo la canzone. Io passerò l'intera canzone a sudare freddo e preoccuparmi di fare una figuraccia. E chi ci segue su Facebook potrà vedere il fuori onda, il mio, no? Sudore, che in realtà deriva dagli 800 gradi percepiti. Esatto, fa davvero caldo qui dentro. Per chi ci sta seguendo in web radio, su TuneIn, Radio KM, ci lasciamo con il Led Zeppelin. Canzone scelta da me, chiaramente. Canzone scelta da Alessandro, essendo la prima puntata aveva diritto a questa scelta. Per tutti gli altri, il nostro, come sempre, bellissimo fuori onda. A fra poco. E quindi? Ah, eccoci, ci siamo. Di Facebook ci vedono ancora, quindi aspetta, mettiamo il nostro cartellino del fuori onda. Fuori onda, benissimo. Certo. Siamo una trasmissione seria, non è siamo che... una trasmissione serissima. Serissima. Ci sono, dai, quattro persone in questo momento che ci stanno seguendo. Prima puntata... commentate, io lo ripeto ancora, cioè davvero non è niente di preparato, quindi un po' cagando in mano, insomma. Vabbè, ma l'ho fatta semplice, cioè una lista di 5-6 cose da fare, non è che cosa vado a fare, cose divertenti? No, tendenzialmente no. Ottimo, beh, più o meno la mia vita è assolutamente divertente. No, comunque te l'ho fatta semplice, niente di che. Però è anche vero che se adesso in 2 minuti ti spiego come si fa e la fai semplice, poi invece con un bel po' di allenamento si possono fare delle cose anche belle complesse. Sì, stavo notando che la sedia è più scricchiolante del mondo. Sì, è fantastica. E soprattutto, siccome non riesco a stare fermo, no? Perché comunque la prima trasmissione in radio, non sono ancora a mio sei agio. Sei agitato. Continuo, no? Fico agitato. Insomma, devo capire come muovermi. E si sente questo meraviglioso scricchiolio che ci piace. Speriamo che non Mind lo sentano Palace. I nostri amici. Abbiamo degli argomenti che decisamente saranno molto interessanti. Sì. Speriamo di riuscire a essere abbastanza comprensibili, soprattutto perché mezz'ora forse non è sempre... Mezz'ora è poco, infatti comunque tratteremo gli argomenti in modo comunque simpatico e leggero, insomma non scenderemo proprio nel dettaglio più... Per forza. Però se avete delle domande, chiaramente, se avete dei suggerimenti, noi i commenti li apprezziamo volentieri. Quindi. Esatto, poi comunque sia sulla pagina di Radio KM che sulla pagina di Alessandro, che ricordiamolo, ADC_Alessandro De Concini, posteremo comunque approfondimenti, vi posteremo
idea che mi viene adesso anche la mappa mentale, che è un ottimo modo per riassumere. Magari la scannerizzo un po' meglio, magari la faccio a colori, sì, esatto, fatta un po' bene. È un ottimo modo per riassumere la puntata e per ricordarvi tutto quello che di interessantissimo abbiamo detto. Interessantissimo, certo. Io direi di tranciare brutalmente, no, come sempre, i nostri Led Zeppelin. Poveri Led Zeppelin. Esigenze di radio purtroppo lo impongono. 17 e 15 e 32 secondi, torniamo ufficialmente in onda. E vai. Ed eccoci qui, eccoci, secondo tornati, blocco di Mind Palace. Siamo nella nostra bellissima stanza, che guarda caso il cartellino all'ingresso diceva proprio Palazzo della Memoria. Esatto, Palazzo è proprio l'ingresso proprio della nostra... La prima stanza, abbiamo aperto questa porta e adesso me ne pento. Me ne pento e adesso in modo viene, incredibile. Viene carta canta. La cosa bella di essere l'insegnante è che nessuno ti chiede se sei in grado di fare le cose. Si dà per scontato, no? Si dà per scontato che io sia già bravissimo, cosa che è anche vera. No, ma confido nelle tue capacità. Bene. Ricordiamo brevemente, Palazzo della Memoria è una tecnica, una mnemotecnica per stoccare in un magazzino mentale delle informazioni. Esatto. Oggi proveremo a calarle all'interno del mio appartamento, suppongo, che è molto piccolo, quindi ci saranno poche cose. Ci saranno pochissime cose. Esatto, per ricordarci, in questo caso, un'agenda. Ma in questo caso avevo pensato appunto a una giornata lavorativa con in realtà neanche tanti impegni, perché sono stato buono. Perché sono una persona pigra, stai esatto, dicendo. Perché Dario è pigrissimo, infatti a metà giornata c'è da ricordarsi un pisolino di almeno 2-3 ore. Ottimo. Ma no, al di là di quello sì, appunto una lista di cose da fare. Come abbiamo detto, questa tecnica si può usare per veramente tante cose diverse, l'agenda è solo uno dei tanti modi, si può anche pensare di usarla in combinazione con l'agenda, cioè tu ti scrivi le cose sull'agenda, poi la mattina le mandi a memoria, poi esci senza avere bisogno di avere il libretto il dietro. Il supporto cartaceo. Esatto, questo è quello che faccio io per esempio. Oppure per quando l'agenda non ce l'avete, non potete usarla. Ok, beh, direi bando alle ciance, ciance alle bande, che benissimo, è un po' il mio allora slogan. Prima di tutto spiego al buon Dario, che non lo sa, e poi a tutti quelli che ci ascoltano, esattamente come si fa questa tecnica, perché sennò sarebbe piuttosto difficile. Allora, tutte le tecniche di memoria hanno un fondamento che è lo stesso per tutti. Si prende l'informazione che si vuole memorizzare, la si trasforma in un'immagine mentale, in una rappresentazione, se vogliamo, una sorta di fantasticheria, sogno d'occhi aperti. Da buon giocatore di ruolo dovrebbe almeno questo riuscirmi facile. Eh sì, direi di sì, poi è un grande master il nostro amico, lo dichiariamo qui. Va bene, comunque bisogna immaginare sostanzialmente questa informazione e tradurla in qualcosa di concreto che il nostro cervello possa visualizzare, quindi non va bene pensare, che ne so, a un'emozione, no, ma una cosa concreta, un fatto. L'amore non va bene, un bacio che simboleggia l'amore invece sì. Un cuore. Esatto, perché è qualcosa che il nostro cervello riesce a visualizzare in maniera concreta, sensoriale, insomma. E ti blocco solo un attimo al volissimo. C'è un metodo giusto di immaginare certe cose? O le immagini sono sempre personali? Cioè, c'è un modo giusto di rappresentare l'amore? No, non c'è un modo giusto, le immagini sono molto personali. L'idea è che questa tecnica serve un po' a stimolare la nostra rete di contatti che naturalmente ci siamo formati nelle nostre menti, i nostri collegamenti, no? E sono diversi per ogni persona. Chiaro che poi ci sono dei simboli un po' universali che fanno parte della cultura, quindi l'amore simboleggiato da un cuore va benissimo. Però molto meglio se usiamo un'immagine che va bene solo per noi. Quindi per esempio se io devo pensare all'amore, magari posso mettere la mia compagna o una cosa che va a pescare direttamente dalla mia memoria personale. Quindi okay, non c'è un modo giusto e uno sbagliato, c'è il tuo modo di rappresentare quella cosa. Okay. Quindi abbiamo detto, prima di tutto si crea questa rappresentazione. Dopodiché, una volta creata, bisogna attribuire a questa rappresentazione alcune caratteristiche chiave che fanno sì che questa risalti nella nostra mente. Poi i meccanismi sul perché risalta magari li approfondiamo in un'altra puntata, però gli fa mettere un tag, un cartellino nella nostra mente che dice questa cosa è particolare, va ricordata. E queste caratteristiche sono in primo luogo la stranezza. Il nostro cervello ricorda molto meglio tutto quello che è lontano dall'ordinario. Tipo un Dario senza barba. Un Dario senza barba è stranissimo. Cioè inimmaginabile, direi. Ecco, quindi qualche cosa che va lontano dalla nostra esperienza quotidiana, assurdo, paradossale, incredibile, d'accordo? Questa è la prima caratteristica. Dopodiché deve essere dettagliato. Il nostro cervello ha bisogno di dettagli, quindi deve essere colorato, ci devono essere particolari, deve essere, insomma, deve avere una rappresentazione che noi possiamo veramente concretamente assaporare, potremmo dire così. Okay. Più sensi coinvolge, meglio è, quindi non solo la vista, ma magari anche l'udito, l'olfatto, eccetera. Difficile però immaginare. Ci vuole un po' di allenamento. Almeno, te lo domando, è più difficile immaginare l'olfatto? No, non è più difficile. Odore, è vero anche che noi tendenzialmente ragioniamo in maniera visiva, ma questa è una questione anche un po' culturale, a dire la verità. Con un po' di allenamento tutti sono capaci di immaginare in qualunque modo. Okay. E infine, ci deve essere del movimento, ci deve essere sostanzialmente un collegamento tra le varie faccende, i vari
cioè si devono legare l'una all'altra, esatto, queste cose. Ok, okay. Quindi, questo, quindi ripercorriamo. Il primo passaggio era creare questa rappresentazione, il secondo era darle queste caratteristiche. Quindi se io devo immaginare il buon Dario, prima di tutto lo immagino concretamente, quindi posso aiutarmi chiudendo gli occhi, vedo il buon Dario, dopodiché lo esagero, quindi gli faccio un barbone ancora più enorme di quello che ha, i capelli ancora più lunghi, enorme, una panza ancora una più panza grande, straordinaria, e quindi lo esagero, lo faccio molto particolareggiato, quindi mi immagino tutti i dettagli, mi guardo il colore degli occhiali, tutto quanto. Infine faccio una storia, lo faccio muovere, quindi Dario che interagisce. Da un pugno. Esatto. Okay. Il terzo passaggio è appunto legare le varie immagini che mi interessano con una storia che deve essere coerente, non serve che sia sensata, perché stiamo ragionando in termini anzi di assurdità. Quindi per esempio se io devo associare il buon Dario al Radio KM, mi posso immaginare questa barba gigantesca che diventa una stazione radio, manda le onde radio dalla barba, una cosa incredibile. Okay. Però ci deve essere una storia, ci deve essere un movimento, e le varie immagini devono essere tutte collegate con una sorta di effetto domino, come lo chiamo io. Insomma, quindi ogni immagine deve portare a quella successiva. Okay. È il meccanismo classico delle filastrocche alla fiera dell'Est, per due soldi, Topolino il proprio comprò, okay, e poi venne il gatto, poi venne questo, quell'altro, a cascata, no? Bene. Una sono, volta fatto mi sento questo, pronto. Una volta fatto questo, perché c'è l'ultimo passaggio, la immaginiamo all'interno del nostro palazzo, quindi della tua stanza, in un ordine preciso. Mi piace che hai detto stanza e non casa, perché esatto, in effetti... Beh, bisogna essere precisi. Allora, mi sono preparato questa lista minima, mentre prima aspettavamo. Ok. Allora, diciamo così. Ah, aspetta, giocate con noi e provate anche voi a immaginarvi la stessa cosa. E anzi, se avete delle liste molto più interessanti, molto più difficili, condividetele, che Dario ci proverà. No, no, evitate questo. Io mi accontento del mio bilocale con una lista molto semplice. Va bene, allora diciamo che la tua giornata inizia circa alle 8:30. Allora, per quanto riguarda l'inserimento dei numeri, lo facciamo un'altra volta. I numeri sono un po' una versione complicata, quindi diciamo soltanto andiamo in ordine di cose da fare. La prima cosa che devi fare, svegliato la mattina, devi chiamare il dottore, perché ti deve togliere tutti e 8 i denti del giudizio. Ne ha tantissimi, Dario, giudizievole, veramente. Sono estremamente pieno di giudizio. No, ok, allora la prima cosa che devi fare è chiamare il tuo dentista, sostanzialmente la mattina, per fissare la data dell'operazione dei tuoi denti del giudizio. Ok, quindi se capisco bene, gli elementi fondamentali di questa cosa sono il dottore e i denti del giudizio. Esatto, la chiamata viene automatica, no? Ti devi ricordare che c'è questa cosa da fare. Ok, quindi se posso andare un po' a braccio, mi immaginerei un dottore che sta facendo un'iniezione a un grasso giudice, di quelli con la parrucca bianca classica proprio dell'immaginario, che sbatte il suo martelletto perché gli fa male l'iniezione. Ci aggiungerei l'elemento del dentista. Perché non mettere, invece di un dottore generale, magari il tuo dentista o una persona che conosci che fa il dentista, okay, così diventa ancora più concreto. Beh, no? Mio padre fa il dentista, quindi mi immagino mio padre che sta trapanando il dente del giudice. Ok, a questo punto devi sistemarlo nella tua stanza, nel tuo palazzo della memoria, nella prima posizione. Quindi appena la prima cosa che faccio è guardare il comodino, quindi sul comodino c'è mio padre che sta trapanando un giudice. Perfetto, benissimo. Ottimo. Allora, questo è quindi il primo elemento della tua giornata. La seconda cosa che devi fare, fammi un po' vedere. Ah sì, la seconda cosa sempre piacevole è chiamare il commercialista, perché a questo punto c'è la dichiarazione dei redditi, è passata già, però insomma vabbè, devi chiamare il commercialista per pagare le tasse. Quindi... Ok, quindi di solito sul mio comodino o è meglio cambiare location? È meglio cambiare location. Per ogni pezzo della tua casa ci deve essere un'immagine. Accumularne tante nella stessa è possibile, però è una cosa un po' avanzata. Magari la lasci quando sei un po' più... Ok, allora io mi alzo, le cose che vedo immediatamente sono il mobile in cui tengo gran parte dei vestiti, che ha sempre una confusione incredibile sopra. Perfetto. Perché, come sempre, ci si appoggia tutto. Quindi... mi immagino la mia commercialista, perché è una donna, benissimo, sepolta in mezzo ai vestiti con la sua scrivania che sta battendo a macchina. Sta battendo a macchina la tua dichiarazione, perché tra l'altro è una commercialista un po' retro che usa la macchina da scrivere. Sì, mi è venuta in mente una macchina da scrivere. E va bene così, l'importante, in realtà noi ci scherziamo, però questa cosa va bene, se la tua mente ti restituisce una certa immagine vuol dire che evidentemente che spontaneamente mi viene quella. Va bene così, quindi va benissimo. Quindi immaginatela, puoi anche chiudere gli occhi per aiutarti, oppure no, come preferisci, comunque in generale... L'importante è che tu la visualizzi, la vedi davvero bene questa cosa. Non basta quindi pensare alla storia, diciamo, la devi proprio vivere, la devi vedere come se fossi presente in quel posto. Quindi magari mi posso immaginare che questa macchina da scrivere stia gettando il foglio di carta per terra e quasi ci inciampo. Ecco, benissimo, così aggiungi un elemento personale che la rende migliore. Perfetto. Benissimo, la terza cosa da fare alla mattina, perché Dario è uno che si tiene veramente in forma, la terza cosa da fare è la palestra, perché due ore di pesistica ci vogliono dopo il commercialista. Allora, terza cosa che vedo in casa mia, esco dalla stanza, ho un piccolo spazio in cui ci sono i vari detersivi, il cesto della biancheria, la lavatrice.
palestra, mi vengono in mente i pesi come prima cosa. Certo. Potrei immaginarmi la lavatrice che sta, anche per aggiungerci il suono, che sta facendo un frastuono incredibile. Perché? Perché qualcuno ci ha messo dei pesi dentro e quindi stanno girando all'interno della lavatrice, che probabilmente si sta rompendo. E si allena anche la lavatrice, mi sembra giusto. Okay. Benissimo, quindi questa è la terza cosa, ci sta. Poi comincia un po' una giornata lavorativa seria. Dopo pranzo, la cosa che devi fare è incontrare il cliente numero uno. Il cliente numero uno lo chiameremo Marco Monzucchero. Marco Monzucchero. Un nome a caso. Va bene? Quindi è il tuo primo cliente e niente, gli devi parlare del contratto, gli devi vendere qualcosa. Sei un venditore di tappeti, diciamo così, sei un venditore di tappeti. Gli devi vendere un tappeto persiano preziosissimo. Ok, allora, quarta cosa che faccio è girare a sinistra per andare verso il bagno e io ho il water che è in fondo a destra, non riesco ad arrivare al water perché sul tappettino, che in realtà è un tappeto persiano, c'è un'enorme montagna di zucchero. Perfetto. Allora, così Marco Monzucchero, così giochi anche col cognome, va benissimo. Ok, il tuo cliente numero due invece, in pieno pomeriggio, è Alessandro De Concini. Alessandro De Concini. E qui faremo dei joke sul nome. Allora, per quanto tu mi abbia detto il contrario, a me De Concini ha fatto sempre venire in mente dei piccoli conti. Ed è una cosa che mi rimarrà per sempre in testa. Quindi rimaniamo sempre all'interno del bagno, diciamo che oltre la montagna di zucchero che mi impedisce di arrivare al water... water proprio? No, sulla tavoletta stavo pensando, solo di buona. Ci sono dei piccoli conti che stanno, non so perché mi viene in mente così, ballando sulla tavoletta. Vabbè, su con la mia faccia magari. Con la tua faccia? Se conoscete le persone che dovete inserire in questa rappresentazione, se ci mettete la faccia vera della persona, funziona anche meglio, chiaramente. Ok. Quindi questi piccoli conti, piccoli Alessandro che ballano sul mio water. Che cosa meravigliosa. Dopo aver fatto la tua giornata lavorativa, aver venduto un sacco di tappeti a me e al Marco Monzucchero, è venuta l'ora di andare a fare la spesa. Quindi andare al supermercato e hai una serie di cose. Siccome sono buono, non ti ho preparato anche una lista lunga della spesa. Ottimo. Lascerò che la spesa la immagini tu. Soltanto ricordarsi di fare la spesa. Ok, beh, allora andando per questa cosa mi aggiunge, non ci paga nessuno per questo, però se ci vogliono pagare dalla vi mandiamo l'IBAN. Allora, mentre sto per uscire dal bagnetto e del piccolo spazio in cui c'è ancora la lavatrice che sta facendo casino per entrare in soggiorno, quindi mi dispiace, non vorrei cedere in comportamenti poco appropriati, ma mi immagino un ragazzo di colore con delle buste della spesa che mi impedisce di passare. Ah, ho capito, quindi anche perché lì mi induci in automatico a pensare straniero. Però tu stai comprando delle cose particolari, ci aggiungiamo un dettaglio, perché l'ultimo impegno che devi avere in questa giornata è una cenetta romantica, una vera cena romantica con candele, con tutte le cose. Quindi la tua lista della spesa possiamo dire che comprende lo champagne, le fragole, che ne so, qualche cosa di pesce. Posso esagerare anche con le dimensioni, giusto, delle cose? Assolutamente sì. Ok, allora direi che Ali non si sposta da lì, perché dietro di lui il tavolo del mio soggiorno è gigantesco e occupa tutto lo spazio. Okay. Dall'altra parte c'è la mia fidanzata che mi sta guardando sbuffando e sul tavolo ci sono una bottiglia di champagne enorme e qualsiasi cosa possa essere adatta. Magari un enorme cuore anche appoggiato sopra. Oh, carino, di cioccolatini magari. Ok. Benissimo, adesso devi avere cura di riguardare tutto il percorso e recuperare tutte le informazioni. Ti lascio un secondo per fare questa cosa e poi ci ridirai che cosa devi fare durante la giornata. Vi ricordo che tutto questo non è preparato, il buon Dario voleva barare. Volevo barare, me l'ha chiesto, però non gliel'ho lasciato fare, però è molto semplice. Dai. Allora, mi alzo dal letto, per prima cosa vedo mio padre sul mio comodino che sta trapanando un giudice. abbiamo detto che escludiamo i numeri, io per adesso mi ricordo che sono 8, quindi mi ricordo comunque che devo chiamare il dentista per farmi togliere 8 denti del giudizio. Esatto, 8 denti del giudizio. Dopodiché mi alzo, mi metto le ciabatte, passo di fronte al mobile, però inciampo su un lunghissimo foglio di carta e girandomi ad altezza proprio testa c'è la mia commercialista immersa tra i vestiti che con una macchina da scrivere sta battendo la mia dichiarazione dei redditi. Benissimo, quindi devi passare dalla commercialista. Devo passare dalla commercialista. Vado nella mia piccolissima lavanderia, c'è la lavatrice che sta facendo un casino assurdo, guardo c'è qualche idiota che ci ha messo dentro dei pesi, perché in effetti devo andare in palestra. Perfetto. A questo punto entro in bagno, vorrei espletare le mie funzioni corporali, ma c'è una montagna di zucchero sopra il mio piccolo tappeto persiano, perché in effetti vendo tappeti, quindi mi ricordo che devo chiamare Monzucchero e i piccoli conti che stanno ballando sul mio water...
il secondo cliente, a farmi ridere, mi fanno venire in mente che devo chiamare anche Alessandro De Concini. Esatto. Quindi, rinunciando alle mie funzioni corporali, vado per uscire, mi giro di 180 gradi, vado per uscire, devo andare a fare la spesa perché c'è il buona lì che non mi fa passare con le borse della spesa in mano. Esatto. E la spesa mi ricordo che mi serve perché c'è questo enorme tavolo con l'enorme cuore, l'enorme bottiglia di champagne e mia morosa che mi guarda sbuffando dall'altra parte della stanza, perché in effetti questa sera ho una cena romantica. Esatto. Allora, ci tengo a dire che intanto, vabbè, sei stato bravo, io un po' speravo che saresti andato malissimo, però no, dai, è andato bene. Chiaramente questa è una versione veramente molto semplice, molto basilare, è più una sorta di tecnica dei loci, ci sono delle tappe, no? E tu ci metti le tue cose. Però questa tecnica portata a un buon livello, esercitata davvero, magari per qualche mese, esercitata seriamente, può veramente cominciare a contenere grandi quantità di informazioni, per esempio un intero esame universitario distribuito per tutta la stanza. Può essere messo nelle stanze della casa. Assolutamente sì. Purtroppo abbiamo esaurito il tempo, come dicevamo, mezz'ora è tiranna, però è stato un piacere riuscire nella sfida per oggi. La prossima volta vedrò di farla un po' più cattiva, un po' più difficile, in modo da mettere in difficoltà Dario. Che dire, Mind Palace, ogni mercoledì alle 17 con Dario Chiocchetta e il buon Alessandro Reconcini. Noi ci rivediamo settimana prossima, nel frattempo vi posteremo anche la mappa mentale che riassume un attimo domani la puntata. Un saluto a tutti. Un saluto. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Mind Palace, il nostro viaggio tra le stanze della mente.